Cosa vuole fare lei con... E perderai Ogni ogni cosa. cosa. C'è un unboxing da fare qua. Sì, ma Decisamente. mica roba nostra. Ce l'hanno regalata. Ce l'hanno proprio mandata a noi per dirci fate l'unboxing. Certo. Ciao signori, benvenuti in un nuovo video, sono Emilio e oggi finalmente siamo tornati in un nuovo videotech. Siamo in un video unboxing di due case, no? Poi faremo anche la build, adesso vi spiegheremo tutto. Il Lian LI Low 11 Dynamic, Ce l'ha fatta a dirlo, l'ha provato 4 almeno, e il Master Case H500M, famoso Master Case H500M che tutto il mondo ha, tranne io, adesso ce l'ho anch'io. Adesso andiamo a fare un unboxing prima di uno, poi dell'altro, poi vi spiegheremo un po' di cose. È carico, signore? È carico? È carico? Spoiler. Ok, direi che partiamo con il primo unboxing col cutter. Questo sì che è un cutter. Attenzione, attenzione. Attenzione, ma cos'è un cubo, raga? Un cubo è questo? me l'ha insegnato Blink. L'ho visto anch'io, l'ho visto. Ci ha insegnato Blink. Blink insegna a fare queste cose. Bisogna ribaltarlo con una certa posizione. E Molto poi. bene. E voilà, raga. E voilà. Porca miseria, è gigante. Questo, raga, è un Mid Tower, Sì, è ovviamente. un Mid Tower proprio. È proprio un Mid Lo Tower. chiamano Mid Tower. Lo chiamavano Mid Tower, che tanto mid non è, però è un Mid Tower. Attenzione! Le Tooth Vader! Apro la finestra o... Tutto vetro, sia la parte anteriore, come potete vedere, che la parte laterale dove andremo a farci la build. Porca miseria, figo! Una cosa figa di questo case qua, questo qui, Il doppio alimentatore. è l'alimentatore normale, volendo qui dove ci sono la roba per gli hard disk normale ci può mettere un secondo alimentatore, ci puoi fare un doppio PC E volendo. poi, raga, soprattutto Quanto cazzo di spazio c'è c'è? tutto questo spazio per gestire i cavi, raga. Sì. Ok? Qua Vogliamo davanti andare per via i il vetri. caviamo il vetro, Sì. esatto. Dalla parte davanti qua ci va un radiatore da 360 massimo. Fino a 360 in tutte le posizioni che vuoi, sia sotto che lì che sopra, volendo. Bellissimo. Bellissimo, se vi viene Ci il dubbio sono per l'arieggiamento, sappiate che anche già i filtri poser, sì, ovviamente. esatto. Vedi che mi ricordavo bene. Bellissimo, tutto in vetro, vetro temperato. Sì, c'è anche i gommini qua per Vabbè, non ovviamente. demolirli. E quello laterale. Ok, raga, è spazioso un sacco. Questo sono qui ci potete mettere gli SSD. Senza vetro quanto pesa? La metà La pesa. metà senza vetro pesa. Qui ci sono ovviamente tutti i cavi. Qui i passacavi, raga, cioè bellissimo perché qui c'è il filtro antipolvere. Sì, che si è Ok, un po' che è un po' spostato, però più o meno è spostato. qua. E c'è tutto sto spazio, raga, per gestire i cavi che qua dentro potete metterceli finché ne volete. Raga, Poi gli SSD oltre che qua si possono montare anche qua, dietro, quindi a staccati. scomparsa. Perfetto. E questo qui sarà una build full RGB. Full RGB perché ci andremo a montare la bellezza di 6 ventole della NZXT, Forse, forse, o adesso della spara. Corsair. Adesso dobbiamo vedere. E niente, figo, raga, parecchio. Parecchio figo. E siamo arrivati all'unboxing numero 2, ovvero il Cooler Master Case H500M. Andiamo con il cutter molto professionale che Blink può solo accompagnare. Allora, io non farò come Blink che l'ha capottato con tutta la roba. Ma a Quindi parte che non si vedeva tutta la roba, non ci avrei fatto caso, vabbè, sinceramente. cancherini del cazzo Cancherino del cazzo. e Quello dovrebbe essere il questo è vetro. vetro, quindi è meglio non lanciarlo. Ma Questo è perché vetro. no? Proveremo a tirarlo su noi. Perché vuoi complicarti la vita? Non proveremo più a tirarlo su, ovvero ribalteremo il tutto. Grazie. Grazie. E voilà. Caricamente posso solo Ma accompagnarmi. si è anche levato tutto da solo, meglio di così. Perfetto, è nuovo, raga. Quella borsa lì era il mio sogno più segreto. Mi è rimasto il borsone.
Cioè, quando devo andare a fare. Voi immaginatevi Lollo che va in giro con questa cazzo di borsa per andare a montare i computer. Arrivo, raga! Raga, mi piace la mia nuova borsa. Questa è la borsa che gli servirebbe a Denise quando va a fare shopping. Questo pezzo lo possiamo levare e possiamo tirare lì. Devi ribaltarlo. Bello, il letto di Emilio. Guardate. Bellissimo. Qui la potenza. Rotto che non. Più rotto non si può. Rotto, più rotto ma non è si... bellissimo. Da Dio, raga, da Dio. Voto 10 più per soltanto per il letto. E voilà! Signori! Prima che andiamo a spaccare tutto, allora, la particolarità di questo case è che sia lateralmente, da entrambi le parti, non so se si vede, è in vetro temperato, anche la parte sopra. La parte davanti è in griglia, però si può mettere ovviamente anche in vetro, che è quello che ci hanno dato. Dan dan dan! Esattamente quello. E l'apertura è a clip. Che è un po' coltello, solo un pirino. Supporto vitale. Guarda quanto pesa. Guarda, ma pesa un sacco. È un bel pannello. È una bella bestia. La particolarità di questo case, oltre al copri PSU che è molto figo, è questo pisello qua. Ragazzi, voi quelli che dite, ma che è Emilio sto pisellino qua di merda? Questo qua, molto semplicemente, tiene su la vostra scheda video. Adesso si vedrà. Si vedrà, esatto. E niente, e due ventole davanti da 200 RGB. E una dietro da 140 però. Solo le ventole costano più che il case. Sì, esatto. Quella dietro andremo a tirare via perché le cose non RGB ci fanno schifo. Che puttana mamma. Devi sfilarlo dall'alto. Okay. Tienilo lì. Sì, vengo io. Ok. Particolarità, la seconda particolarità di questo case. Non ci sono cavi. Che... non ci sono cavi. Non ci sono cavi. Cioè, dove cazzo sono i cavi? Da qualche parte ci saranno mal ammazzato. Comunque, preciso. E niente, questi qui si staccano ovviamente. E qui potete fare il cable management, raga, alla perfezione. Il cable management. E qui dentro c'è un hub che adesso andremo ad aprire. No, qui dentro. Che adesso andremo ad aprire perché non abbiamo capito una cosa: se questo hub qui è solo per le l'RGB delle ventole oppure proprio per l'alimentazione delle ventole, e adesso lo andremo a scoprire dopo un cacciavite. Ok, l'abbiamo aperto e abbiamo scoperto esatto, io ti buco la macchina a malincuore, che questo qui è solo per l'RGB delle ventole, quindi dovrò comprare un hub per le ventole. Ah, esatto, si può anche mettere la scheda in verticale. Non so perché non la vuoi mettere, ma tu la metterai. Io non la voglio mettere. Ti compri il costo da 50 euro a posto. Ok, prima di concludere gli diciamo un attimo di cosa faremo con questi due case. Questo qui lo lanciamo fuori dalla finestra pieno. Questo qui è il mio computer, quindi tutto quello che ho qua dentro andrà praticamente lì dentro. Anche questo. Tranne quello. Quello lì non ci va. Anche questo. Anche quello soprattutto. Quindi la 1080 Ti, la scheda madre, le cose, lui, cioè tutto qua dentro. Invece, come abbiamo detto, quello del buon... coso. Regia, ci sarà il computer nuovo. Ci sarà una cosa che rimarrà dal vecchio. La scheda alimentazione. E la scheda video. E la scheda video. Forse no. C'è la 2060, che fai? Te ne privi. Te ne privi. Va bene ragazzi, concludo con questo video. Spero veramente che vi sia piaciuto. Fate sapere che state nei commenti cosa ne pensate. Se volete dare altri video del genere, ovviamente buona regia ve li porterà e io no. Quindi, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un commento, un mi piace. Iscrivetevi alla pagina Facebook, iscrivetevi al canale, signori. Ciao.